sono riuscita a, come posso dire, a resistere contro i bulletti che mi insultavano sia su internet ma anche nella vita quotidiana. È entrato da io sono stata vittima sia di bullismo che di cyberbullismo. E mi ha aggredito dietro alle spalle. Poi anche la polizia ha voluto sapere bene la mia storia. Veramente. Il bullismo è iniziato più o meno all'età di 8 anni. Ma io ne ho sentita una. Mi picchiavano, mi insultavano perché ero cicciona. Flavia e Florilena sono due vittime, una di bullismo, l'altra di violenza domestica. Entrambe sono sopravvissute e hanno trovato la forza di raccontare la loro esperienza nel corso di due incontri promossi dal Consiglio regionale del Piemonte in occasione del Salone del Libro di Torino. Flavia Rizza aveva 8 anni quando ha cominciato a essere insultata e picchiata dai compagni di classe. Ora ne ha 19 ed è testimonial della campagna Una vita da social, promossa dalla Polizia Postale per il corretto uso di internet, perché reagire e ribellarsi si può. Io sono stata vittima sia di bullismo che di cyberbullismo, quindi mi hanno fatto proprio terra bruciata intorno e io sono rimasta da sola. Per fortuna io ce l'ho fatta perché comunque i miei genitori mi hanno ascoltato e sono stati dalla mia parte e mi hanno difeso fino alla fine. È trascorso invece un anno da quando Florilena Ronco è stata aggredita e raggiunta da 21 coltellate dall'ex marito. Sul corpo porta ancora i segni della violenza, ma dopo un mese di coma ha trovato la forza per lanciare un messaggio a tutte le donne vittime di molestie e abusi: denunciare. Forza, coraggio, andare avanti. Non mi arrendo, non mollo. Vado avanti lo stesso. Non basta parlarne, non basta neppure il penale. Occorre lavorare profondamente sui modelli di genere maschili e femminili, perché c'è qualcosa di sbagliato in questi modelli di genere.